Mettere in campo azioni sinergiche per realizzare programmi, progetti e iniziative nel settore della programmazione europea e nazionale è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato tra l'Università di Teramo e la FIRA, la finanziaria regionale abruzzese. Tra le finalità dell'accordo ci sono la collaborazione nelle attività previste dalla programmazione 2021-2027, incluse quelle relative ai nuovi strumenti introdotti con il programma Next Generation come il Recovery Plan e React. È un protocollo d'intesa, quindi è un contenitore importante che giorno per giorno dobbiamo riempire di contenuti, quindi è un impegno congiunto per la programmazione 21-27, la programmazione regionale, idee per intercettare i fondi del Recovery Plan, quindi del PNRR, e fare rete anche con le aziende per cercare di stimolare la capacità di intercettare fondi, ma anche attività di formazione e di informazione e di stimolo sul territorio per quelle che possono essere le possibilità di crescita. Quindi un'importante collaborazione istituzionale, sinergia istituzionale nel solco della tradizione dell'Università di Teramo, che ovviamente non vede soltanto la ricerca e la formazione, ma anche l'interazione con il territorio come suoi obiettivi principali. Interagendo subito col magnifico rettore, il professor Corsi, abbiamo deciso di stipulare questa convenzione per dare progettualità a tutti i discorsi che avevamo fatto in precedenza, nel senso che coinvolgere FIRA e l'Università di Teramo è avvicinare il mondo dei giovani verso la cultura dell'impresa. Cultura dell'impresa nel senso che creare un ambiente ideale per quanto riguarda i giovani, la creazione di nuove start-up, creazione per creare strumenti necessari vicini ai giovani che decidono di investire per l'impresa in Abruzzo. Quando riguarda la Regione Abruzzo, FIRA avrà un ruolo importante in futuro perché sarà il braccio operativo di tutta la programmazione regionale, nazionale ed europea. E per questo motivo FIRA ha deciso di, unitamente anche all'Università di Teramo, di creare un laboratorio per dare buon seguito alle migliori prassi per poter gestire al meglio i fondi che arriveranno in Regione Abruzzo.